Il sindaco di Cavriana Giorgio Cauzzi è tornato negli studi di Tempo Radio per filo diretto. Buongiorno, bentornato. Auguri, glieli farò anche alla fine, spero grazie. Di ricordarmi, ma intanto grazie, bentornato. Buongiorno e buon Natale, che così partiamo ricordando che tra un paio di giorni è Natale. Esatto, quindi... esatto, domani saremo proprio alla vigilia, appunto. Allora, noi invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo il numero per mandare gli SMS, come anche i messaggi WhatsApp, che è il 348-3188-339, per chiamarci 0376 63 1709. Poi ancora ricordiamo che siamo in diretta streaming sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio, come lo siamo su YouTube Tempo Radio Live. Allora, sindaco, cominciamo col dire come è stato questo 2022. Non è stato così semplice. Siamo usciti da una pandemia, però abbiamo ancora tutti un po' le ossa rotte, diciamoci la verità, e siamo usciti e entrati in una situazione difficile, no? C'è anche chi sta peggio di noi, e penso alle guerre, non solo a quella che abbiamo in Ucraina, quindi vicino all'Europa e nell'Europa stessa, ma in ogni parte del mondo. E questa volta magari l'abbiamo sentita un po' di più, purtroppo, per questioni magari economiche. E quindi abbiamo cercato di andare avanti lo stesso, ma che è quello che si deve fare, giustamente. Pian pianino, io credo che tutte le situazioni debbano pian pianino essere risolte. Come siamo usciti un pochino dalla pandemia nonostante le difficoltà, pian piano adesso dobbiamo un po' riprendere a lavorare, riprendere il nostro cammino tradizionale, forti anche di esperienze che abbiamo fatto, perché quando hai situazioni difficili è lì che ti fai le maggiori esperienze. È vero. Non è stato un anno facile nemmeno per l'amministrazione comunale, perché se da un lato abbiamo avuto la possibilità di accedere a tanti contributi che con dei cantieri, delle opere che sono ancora in essere, da un lato anche il comune ha visto un aumento dei costi, sia per l'energia, soprattutto per i materiali. Quindi chi aveva dei cantieri attivi, come abbiamo noi, come quello del polo scolastico, del centro sportivo, si è visto un aumento dei costi veramente importante al quale dover sopperire. Sì. Però Abbiamo già spiegato, sindaco, però possiamo rifarlo per chi ancora magari il problema è che quando un comune fa una gara per 100.000 euro, una ditta dice ok, per 100.000 euro ti faccio questo lavoro, poi dopo la ditta a un certo punto chiama il comune e dice mi spiace, ma costa 150.000 perché sono aumentati i prezzi, cioè a questo punto non è che il comune abbia 50.000 euro. Certo, e non è che lo Stato, che magari ti ha dato una parte del contributo, incrementi quel contributo con la stessa percentuale dell'aumento, quindi per ti devi arrangiare. E questo è un problema abbastanza grosso, quindi devi un po' stringere la cinghia su altre cose e cercare di andare avanti lo stesso. E quello che abbiamo fatto, abbiamo cercato il bilancio consuntivo, ovviamente si farà verso marzo-aprile, ma però ufficialmente, chiaramente, ufficiosamente lo stiamo già facendo, l'abbiamo già fatto in questi giorni. Il comune chiuderà con il bilancio in pareggio, come abbiamo sempre fatto, quindi senza problematiche di mancanze, eccetera. È chiaro, con molte difficoltà, come ho detto, stringendo la cinghia, però bisogna guardare anche il lato positivo. Il lato positivo è che abbiamo partecipato a tantissimi bandi e in molti casi siamo stati assegnatari di un finanziamento, quindi per il prossimo anno alcune cose le abbiamo già fatte, altre cose sono in corso, e per il prossimo anno avremo la possibilità di, grazie anche a questi contributi e a questi finanziamenti, in particolare da Regione Lombardia, e ne sono arrivati tanti, e abbiamo la possibilità di portare avanti dei cantieri, per esempio come quello dei borghi storici, che servirà per risistemare la viabilità nel nostro centro storico, ma anche nelle frazioni, e ripartire, riabbellire anche tutto quello che è il nostro territorio. Credo che l'anno che viene dovremmo rimetterci proprio completamente in moto. Io vedo bene, per esempio, il fatto che noi stiamo già lavorando un pochino sulla Fiera di San Biagio insieme alle associazioni, per cui si ripartirà anche da lì, no? Dopo due anni che siamo fermi, e pian pianino, insomma, riprenderemo anche, nella mia idea, al di là di concludere le opere che abbiamo in essere, riprendere con lo stesso ritmo le manutenzioni che facevamo prima, perché abbiamo dovuto, ripeto, le abbiamo fatte, ma stringere un pochino la cinghia, quindi magari c'è qualche buca in più sulle strade, c'è qualche riga in più da fare, e riprendere un po' questo ritmo, ecco.
Certo. Sa, tutte le volte che lei parla della Fiera di San Biagio, sorrido perché mi ricordo quell'SMS in cui la accusavano che a lei non piace la torta di San Biagio. Che a me non piace la torta di San Biagio, allora vi dico la verità. Io come già... fosse una colpa, io... perché può anche capitare. Ma... a me le bietole rosse, cioè io le mando giù, però non, insomma, non, però è, non è vero. Guardi, io ho fatto qualche regalo, come facciamo tutti, no? Portiamo un panettone in una bottiglia a qualcuno che magari c'è stato vicino. Io ho portato una torta di San Biagio, per cui ho già, già cui... cominciato. Benissimo, no, ma a lui piace moltissimo, sì, no, lo ha già detto, l'ha già dichiarato, certo, più volte. Ci mancherebbe. Allora, comunque sì, purtroppo bisogna rinunciare a qualche cosa, però insomma per questo. Previsioni per il 2023 quindi sono abbastanza buone, insomma, sì, si riprende. Sì, io credo che si dovrà riprendere anche con gli eventi, con le manifestazioni, per i quali con le restrizioni e la ripartenza del 2022 non è stata poi così esplosiva, però è chiaro che venivamo fuori da poco da una pandemia, avevamo ancora un po' di preoccupazioni. Anche dal punto di vista, ripeto, le cose, le difficoltà a volte ci fanno anche maturare un'esperienza e ci rendono migliori, no, per quello che dobbiamo fare in futuro. E io penso, per esempio, anche dal punto di vista del risparmio energetico, quel lavoro che inizieremo a marzo-aprile per concluderlo verso ottobre, di rifacimento dell'illuminazione pubblica mettendo il LED al posto delle lampade attuali, e anche qui abbiamo un finanziamento di Regione Lombardia, almeno in buona parte, ci permetterà poi di risparmiare su quella che è l'energia elettrica. Certo. Poi, sperando che magari, ce lo auguriamo tutti, i costi calino un pochino, il risparmio potrà essere utile magari per ridurre la tassazione sui cittadini o per fare quelle manutenzioni che non dobbiamo fare. Ecco, Cavriana in questi ultimi due anni ha delle opere importanti che stiamo facendo. Uno è il polo scolastico. Siccome non è tutto a contributo dello Stato, quindi non è gratuito, molto ci mette la comunità con il bilancio del comune, è chiaro che, come dicevo prima, stiamo un pochino stringendo la cinghia su altre cose, quindi siamo sempre un pochino in affanno, però pian piano queste cose arrivano a compimento, quindi avremo poi delle opere importanti e avremo la possibilità di gestire un po' più tranquillamente tutto il resto. Per cui c'è questa possibilità. Mi diceva che avete fatto i calendari per la raccolta dei rifiuti, giusto? Sì, la ditta che ci fa la raccolta e lo smaltimento qualche settimana fa ha prodotto i nuovi calendari del 2023, no? Dove troviamo quando dobbiamo esporre la plastica, quando dobbiamo esporre la carta, gli orari della piazzola ecologica. Non cambia molto, poco o niente rispetto all'anno in corso, però sulla pagina Facebook del comune trovate già il calendario online, lo si può scaricare e stampare. Chi invece piace quello cartaceo, venite in municipio, all'ingresso ci sono i calendari. Se succede, lo dico perché a volte mi chiedono, se succede che all'ingresso trovate che lo spazio calendari è finito, bussate all'ufficio tributi che ne hanno uno scatolone, quindi man mano lo mettono, ecco. Quindi okay, così, perfetto. Anche chi è abituato col cartaceo, guardate, io stesso il cartaceo lo preferisco, me lo attacco lì in bacheca, sì. E diventa comodo, no? Sì. Ecco. C'è sempre quella app disponibile che si può scaricare, che adesso mi sfugge il nome, ma sì, scusatemi, sì. Ma se andate sul sito e sulla pagina Facebook lo trovate, io l'ho scaricata, Puliamo si chiama, ecco, Puliamo. Su questa potete addirittura, inserendo il vostro indirizzo, adesso Cavriana non è un problema perché essendo un comune più piccolo, quando c'è la raccolta della carta, per esempio, se si fa il giorno della raccolta della carta, la raccolgono su tutto il territorio, no? Però io ho visto che questa app funziona anche in alcune città dove per esempio la raccolta della carta è a settori e a zone, inserisci il tuo indirizzo e tu sai esattamente quando c'è la raccolta della carta, addirittura quando c'è lo spazzamento stradale col divieto di sosta. Per cui è utilissimo. Oh, sindaco, mi vedeva sorridere, io non voglio, non vivo a Cavriano eccetera, ma vorrei mandare un suggerimento alle aziende che raccolgono i rifiuti e fanno i calendari: scriveteli un pochino più grandi, per favore. Sì. Perché cioè non è possibile che uno in cucina, io lo tengo in cucina, debba andare là con la lente di ingrandimento per riuscire a capire, cioè ecco, un po' più grandi. Allora, poi mi diceva anche che c'è un'iniziativa dei commercianti comunque. Ma c'è un'iniziativa bellissima che hanno fatto i commercianti insieme ai ristoratori, ai baristi, eccetera, proprio per questo periodo natalizio, per il mese di dicembre e l'inizio di gennaio, per il quale
Allora, intanto hanno fatto un video bellissimo di auguri, che è da andare a vedere, lo trovate un po' su tutti i siti, anche sulla pagina Facebook del comune. Ma è carino, no? Perché insomma vedere i commercianti che conosci, che qualcuno con il cappello di Babbo Natale o con le cose della renna, insomma. Ma molto bello, dico, come iniziativa, per la quale, se fate la spesa nei negozi di Cavriana in questo periodo, vi viene dato un buono che serve per partecipare ad una lotteria, ad un'estrazione a premi che verrà fatta il 6 gennaio, come è classico, no? Per l'Epifania. E, come premi ci sono dei buoni da 100 euro, 80 euro, 50 euro per l'acquisto di prodotti sempre nei negozi di Cavriana. Quindi se uno va a fare la spesa in un negozio o va al bar, gli danno questo buono, ti permette di partecipare alla lotteria. Un buono è un biglietto dalla lotteria e hai questa possibilità. È una bella iniziativa, utile credo per i nostri comuni un po' più piccoli, dove i negozi tradizionali che hanno merce anche selezionate eccetera fanno sempre un po' fatica, no? Siamo un po' abituati ad andare nei supermercati, che per carità può andare benissimo, però il negozio sotto casa è quello che tiene vivo poi anche il centro storico, a volte nel centro di Cavriana, ma come nelle frazioni, ecco. Quindi è un modo anche per aiutare la nostra economia e il nostro territorio a fare la spesa, ecco. Assolutamente, esatto. E poi proprio stiamo saltando di palo in frasca, ma mi piace insomma proprio fare un quadro, visto un quadro che, generale. Esatto. Per quanto riguarda il servizio civile, ci sono bandi in questo periodo. Giusto, guardate, è appena uscito proprio in questi giorni sulla pagina Facebook del Comune di Cavriana, lo trovate. È proprio un bando per la selezione dei volontari del servizio civile universale. C'è tempo per fare la domanda, però vi invito, andate sul sito, avete tutti i link che vi rimandano ad una spiegazione di quali sono i requisiti, di come si deve fare, quali sono le possibilità. Se ricordo bene, le domande si possono fare fino al 10 febbraio 2023, quindi un po' di tempo c'è, però non riduciamoci all'ultimo. E volevo dire ai ragazzi che è un'esperienza bellissima da fare, che insegna tante cose, che serve poi anche in futuro nel mondo del lavoro. E poi non preoccupatevi, perché uno dice sempre oddio chissà cosa mi fanno fare, guardate che i progetti per questo bando sono due. Uno è per la biblioteca, quindi chi poi farà questa scelta potrà essere affiancato alla biblioteca per dei progetti importanti legati alla cultura. Oppure l'assistenza nei comuni. L'assistenza nei comuni spesso vuol dire, noi abbiamo un paio di ragazzi ad esempio, ci stanno aiutando in questo momento con la compilazione dei dati Istat, si affiancano magari alla ragioneria, così imparano come funziona anche un bilancio di un comune, come si fa a fare, oppure si affiancano all'ufficio tecnico. Quindi niente di trascendentale, ricordatevi sempre che tutte queste mansioni non è che vi vengono calate dall'alto, se ne discute insieme al ragazzo quello che una persona vorrebbe fare anche in funzione dei suoi studi, di quello che ha fatto nella sua vita, certo. Si cerca di accontentarlo, ecco, non c'è nulla, certo, di... Certo, magari ci torniamo anche un attimino appunto sì, su questo. In modo più approfondito. Ci fermiamo un attimino con Giorgio Cauzzi, che è sindaco di Cavriana, ci troviamo tra un po' di minuti. Assieme a Giorgio Cauzzi, primo cittadino di Cavriana, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Chiudiamo il discorso del servizio civile. Allora, tanto per cominciare, fa curriculum, quello che lei, certo, ha detto appunto, cioè, certo, si impara. Tra l'altro è molto utile perché c'è un linguaggio differente tra il pubblico e il privato, in questo modo imparano il linguaggio del pubblico, che è un po' più complicato di quello del privato. Sì, esatto, è una bella esperienza, poi esattamente, che fa curriculum, certamente. Poi secondo poi me sono anche pagati, tra l'altro. Sì, sì, qualcosina sono anche pagati. Per non cui... è che si diventi milionari, però insomma. Esatto, esatto. E poi secondo me è una bella esperienza anche perché conosci cose nuove, conosci gente nuova, quindi impari altre esperienze. Io vedo i due ragazzi che abbiamo lì in municipio in questo periodo, ne abbiamo due, spesso fanno delle cose anche insieme, per cui, e non si conoscevano, adesso si conoscono, li vedo spesso insieme. E poi non è un lavoro monotono, perché vedo che spaziano, quindi magari c'è quella giornata in cui, o quella settimana in cui si dà una mano alla ragioneria per qualche operazione,
interazione, a volte con l'anagrafe, a volte con l'ufficio tecnico, ecco, quindi si spazia anche un pochino e ci si fa anche un'idea di come funziona un comune, perché secondo me è utile anche per chi un domani avesse voglia o pensasse poi di mettersi in gioco per amministrare un comune. Non è una brutta partenza. No, assolutamente. Quindi, allora, sito internet del comune, trovate tutti quanti i bandi, tutti quanti i link, andate. Esatto. Appunto, esortiamo i ragazzi e le ragazze, ovviamente. Certo, e se avete dubbi, telefonate in municipio, chiedete, non fatevi difficoltà per questo. Allora, voi state preparando la Fiera di San Biagio, giusto? Sì. Quando è che capita la Fiera di San Biagio? Allora, il 3 febbraio, che è il giorno del nostro patrono, e quindi poi abbracceremo il sabato e la domenica più vicina. Però in realtà, come ogni anno nel quale si è fatta la fiera, perché gli ultimi due la pandemia ce l'ha portata via, fa anche rima purtroppo, la settimana prima, quindi quest'anno è già prevista domenica 29 gennaio, c'è la camminata podistica all'Astra Biagio. Trovate già le locandine, che qua sia sul sito della Proloco, che ringraziamo per averla organizzata insieme all'Associazione Artiglieri, sia sul sito della Proloco sia sulla pagina Facebook del Comune, c'è già la locandina con tutte le istruzioni, il modo per iscriversi, e come dico sempre è una bella manifestazione, perché c'è un sacco di gente. Con 4 euro di iscrizione ti porti a casa la bottiglia, il premio, eccetera, per tutti. Non è competitiva, ma c'è la possibilità anche di scegliere vari percorsi, per cui uno si sente di fare quello più lungo, uno quello più corto, ma soprattutto in un panorama che è quello delle nostre colline moreniche, che è bellissimo. Quindi, ecco, chi vuole, raccomando, magari chi riesce a fare le iscrizioni, c'è la possibilità anche la settimana prima, che così non trova la fila all'ultimo minuto. Ci sono anche dei premi per i gruppi più numerosi, quindi qualcuno che magari viene da lontano, si raccolgono un po' di amici, ed è una bella cosa, insomma. Ecco. Avete poi, ancora quello che mette il pettoralino al cane? Fa ancora anche abbiamo anche quelli, sì. Sì, è bellissimo, le cose fantastiche, è vero, verissimo. E poi stavamo dicendo, stiamo anche lavorando sulla Fiera di San Biagio in collaborazione con le associazioni del territorio. Quest'anno ci sarà una cosa in più, come tanti anni fa avremo un tendone che verrà messo nella piazza, probabilmente quella del monumento, e ci saranno 3 giornate nelle quali che questo tendone sarà utilizzato dalle associazioni. Una giornata sarà dedicata ai giovani, quindi ci sarà il DJ, ci sarà della musica un po' più giovane, ci sarà la commedia teatrale del nostro teatro, l'associazione teatrale Vultù, che verrà fatta proprio all'interno di questo teatro tenda, chiamiamolo così, e poi ci sarà anche una giornata, una serata della banda musicale, della nostra banda musicale, per cui avremo anche un concerto della banda, e oltre dopo a tutte le caratteristiche che abbiamo sempre avuto di San Biagio, ma magari ne parliamo adesso la prossima occasione, che così definiamo bene. Allora, le leggo i messaggi. Sindaco Cauzzi, dai, ufficio tecnico da rivedere perché è tutto molto lungo come periodo. Sì, ma devo dire la verità, l'ufficio tecnico sta lavorando benissimo. In realtà è molto lungo perché noi siamo soggetti al vincolo paesaggistico e sono molto molto ma molto lunghe le soprintendenze. L'ho detto 3 volte molto, ma non è sufficiente, veramente molto lunghe, e stiamo lavorando a livello politico, perché non c'è altra scelta, a livello politico, affinché le soprintendenze possano avere o un maggior numero di personale, oppure siamo anche disponibili, l'abbiamo detto, ma non solo il comune di Cavriana, anche gli altri comuni, a farsi carico di alcune competenze che hanno le soprintendenze, perché noi riteniamo di essere un pochino più veloci e forse di conoscere anche un po' meglio il territorio. Sai che questo è un discorso che torna ogni tanto, se insomma le lungaggini non volute dei comuni. Parole, sindaco, però i fatti sono un'altra cosa. A Natale voglio essere più buono. Vabbè. Bene. Allora, è giusto. Va bene. Allora, dottor Cauzzi, allora la base scatter diventa davvero base della protezione civile? Allora, intanto ringrazio per il dottore, ma non sono professore. Professore, perfetto, benissimo. Facciamo così. Ci mancherebbe. Allora, la base scatter, grazie al contributo di Regione Lombardia, sarà una sede, abbiamo detto, di prima emergenza di protezione civile. Cosa significa? Significa che dovesse esserci un'emergenza sul territorio, ma non parlo di territorio di Cavriana, parlo di territorio ben più ampio, ci fosse un'emergenza per la quale c'è la necessità di stabilire una base logistica, tutto, questa potrà essere utilizzata come base logistica.
per tutto il resto del tempo, quindi noi ci auguriamo sempre, perché vorrebbe dire che non abbiamo mai un'emergenza, per tutto il resto del tempo rimarrà a disposizione della comunità di Cavriana, ovviamente risistemata con una buona parte degli edifici ristrutturati e recuperati, e potrebbe anche essere, questo lo sceglierà il gruppo dei sindaci del gruppo intercomunale di protezione civile Colli Morenici, di cui fa parte, ricordiamo, Cavriana, Castiglione, Volta, Monzambano, Guidizzolo, Solferino, adesso me ne dimentico qualcuno, Medole, Ponti sul Mincio, qualcuno me lo sarà dimenticato, se vorranno potrà essere utilizzata come sede della nostra protezione civile intercomunale. Perfetto. Sindaco, aiutateci a trovare il lavoro, fate uno sportello di confronto tra aziende e cittadini. Sì, giustissimo, sono d'accordo, guardate che c'è uno sportello in Forma Giovani tutti i martedì pomeriggio in comune che a discapito del nome, che è in forma giovani, non è solo per i giovani, è per tutti, proprio per questa opportunità, quindi mi raccomando, sfruttatelo. Oh, Cauzio, ok, il polo scolastico per le docce, i servizi al centro sportivo non li fate dopo 3 anni, scusi, ma non va bene così, insomma, dice. Sì, il polo scolastico sta andando avanti, basta vederlo, c'è la ditta che lavora, nonostante l'aumento dei costi, nonostante il ministero che fa fatica a elargirti i contributi che ci ha assegnato. Il centro sportivo risente di due malanni, l'aumento dei costi, ma abbiamo dovuto fermarci un attimo per trovare le risorse economiche e adesso le abbiamo trovate, quindi teoricamente dovremmo riuscire a ripartire col nuovo anno e concludere docce eccetera, e quindi anche lì, insomma, dovremmo andare avanti. Sono quelle due opere più importanti che cercheremo di concludere nel 2023. Poi c'è, cioè, un Giorgio, ricordati di comprare il pane e il grana quando torni. Di comprare il pane e il grana quando torni. Io non so chi gliel'abbia scritto, vabbè. Questo sarà mia moglie, sicuramente. Allora, salve sindaco, ma è vero che volete tagliare tutti gli alberi di Villa Mirra? No, per favore, il clima è già cambiato abbastanza. No, cosa volete fare a Villa Mirra? No. Ma no, non c'è nessuno. No, assolutamente, anzi, guardate, abbiamo partecipato a due bandi dal PNRR. Uno era per migliorare la fruibilità di tutta la villa, del bosco, del parco, eccetera, e abbiamo avuto un contributo, e anche per recuperare quelle che sono gli affreschi nelle salette, abbiamo avuto un contributo, quindi cercheremo di migliorare tutta la fruibilità. Ci mancherebbe che tagliamo gli alberi. Gli alberi dobbiamo piantarli. Allora, Cauzio, abbiamo un 2023 con tante manifestazioni, chiede un altro ascoltatore o ascoltatrice, insomma. Allora, abbiamo un 2023, secondo me, dove avremo tante manifestazioni. L'assessore alle manifestazioni e il consigliere delegato Corrado Cattani stanno lavorando insieme all'ufficio tecnico e insieme alle associazioni per stilare un calendario, perché riteniamo tutti sia una buona cosa avere un calendario durante l'anno, e presto ci sarà anche quello. Poi le leggo anche un paio di messaggi alla volta. Il comune non potrebbe vendere sotto prezzo il legno delle potature come si fa a Castiglione, per esempio. Sì. Sindaco, aiuti per le bollette ce ne sono anche, e poi le chiedono se fate anche comunità energetica anche. Sì. Allora, aiuti per le bollette ce ne sono, voi chiamate in comune, in questo momento abbiamo un aiuto grazie a un contributo che ci è stato dato proprio per ridurre i costi delle bollette, ovviamente non è indistintamente per tutti, siccome non ce n'è per tutti viene fatta una selezione anche in base al reddito ISE, però se voi chiamate l'ufficio dei servizi sociali vi sa dire. 1, 2, per quanto riguarda la legna, vi ricordo che noi abbiamo fatto un bando per il quale si può raccogliere la legna nel bosco, ma non significa tagliare gli alberi verdi, no, li selezioniamo ovvio, noi, ci mancherebbe, e lo si può fare gratuitamente, quindi basta chiedere in questo caso all'ufficio tecnico, si può partecipare a questo bando che dà questa possibilità, e quindi uno la va, la raccoglie gratuitamente, giusto, e nel contempo magari fa anche un piccolo servizio pubblico perché ripulisce, fa un po' di pulizia, esatto, ripulisce. A tutta Cavriana buon Natale dai vostri dominatori di Monzambano, dopo Cauzi prenderemo il comando totale, va bene, me l'aspettavo questo tra Monzambano e Cavriana. Allora, buon Natale Giorgio, sono il Franco, a te tutti i cari. Grazie. Buon Natale Franco. Grazie. Poi Franco, ancora è arrivato ancora sindaco Cauzi, ma l'anno nuovo ci porterà finalmente gli spogliatoi al campo di Tamburello. Sì, io spero proprio di sì.
ce la metterò tutta. Benissimo, allora, ok, dovrei averli letti tutti a questo punto, quindi siamo in chiusura. Io comincio col ringraziare il sindaco di Cavriana Giorgio Cauzzi e fare tantissimi auguri appunto di buon Natale, felice 2023. Grazie a tutti, anch'io faccio gli auguri a tutti gli ascoltatori. Un augurio speciale ovviamente lo facciamo, guardate, voglio fare uno spazio agli anziani, che sono le persone più fragili, ma quelle che forse abbiamo un po' più care, perché la loro esperienza è importantissima, e ai bambini, che sono il nostro futuro, no? Esatto. Ricomprendendo poi tutti quelli che ci stanno in mezzo ovviamente. Certamente. L'augurio più importante credo che sia quello della salute, chi magari anche solo qualche malanno lo sa meglio di tutti noi. E te ne accorgi quando non ce l'hai più. Auguriamo tanta salute a tutti, guardate con fiducia al futuro, fatelo magari dando uno sguardo al passato, perché se fate un'analisi della vostra vita, vi accorgerete dalle tante cose buone che avete fatto, dal mettere al mondo i vostri figli, dal curarli, dal farli crescere, dal portare avanti le attività. Quindi se voi guardate quello che avete fatto, scoprirete che siete tutti delle persone straordinarie. Quindi guardiamo il futuro con quell'ottica lì, perché riusciremo anche a venire fuori dalle difficoltà che incontriamo spesso. Giustissimo, grazie sindaco.